Cioè andiamo, restiamo qui, ovviamente andiamo un po'. Siamo live, eccoci qua. Ah sì, Buona. ecco sì. Ecco, ciao a tutti, Buonasera. eccoci al quartino con Salvo Foti dalla cucina di casa mia, Buonasera. perdonatemi. Sono quelle con i capelli bianchi, si capisce. Allora, il New York Times ti definisce il più grande agronomo ed enologo siciliano. Beh, per l'età sicuramente, perché sono grande, allora. Beh, ma senti, ma dici una cosa allora, ma quindi il tuo lavoro nell'Etna, quando sei arrivato, che cosa hai trovato? E perché hai No, io scelto l'Etna? sono nato qui, per cui non No, è vabbè, che sono. però hai fatto molte esperienze in altri contesti, dopo che hai studiato a Catania, enologia, eccetera. No, devo dire qualcosa un po'. Percorre un po' la mia vita. No, io nasco qui sull'Etna, a Catania, si nasceva a casa una volta, quindi si andava vicino agli ospedali, sempre a casa, e ho sempre vissuto in questo contesto vitivinicolo. Ovviamente l'Etna, anche se è un passato viticolo storico antichissimo, conosciutissimo, eccetera, da un punto di vista enologico non è stata mai identificata, perché solitamente i vini venduti ora erano sfusi, per l'esportazione, oppure si vendevano scuse anche per la maggior parte dei casi in un contesto anche territoriale proprio legato qui alla zona, a Catania, eccetera. E quindi se ha una viticoltura molto antica, non ha un'enologia così antica, perché un vino è imbottigliato e poi quello che identifica il territorio. Comunque c'erano delle aziende, ci sono sempre state delle aziende che hanno prodotto il vino dell'Etna, l'Etna è la prima DOC siciliana, e io anche prima ancora di diplomarmi di enotecnico, poi sono diventato enologo. Già lavoravo, oltre che si faceva il vino a casa, ma qui tutti, diciamo, era più, ai miei tempi era più una situazione di contadini, quindi si produceva quasi tutto quello che serviva a casa. Ecco, lavoravo per un'azienda, Etna Vini, che era di quelle che produceva e imbottigliava soprattutto, anzi era un'azienda che più che lavoro di viticoltura faceva il lavoro proprio di imbottigliamento, di vinificazione. Quindi io, insomma, che ho cercato, stavo studiando per fare questo lavoro in un contesto di Catania. Catania era una di quelle città che sul Regio Decreto ha avuto le scuole enologiche, così come Conegliano, così come Alba, così come Avellino. Nelle zone più importanti, nel 1881, Catania viene la scuola enologica di Catania, che poi è stata chiusa. Trentina di anni fa, perché sono cambiate tante cose con l'Europa. Comunque, io prima, diciamo, studio lì, faccio come enotecnico, vado ancora prima di provare, inizio a lavorare per questa azienda, e quindi diciamo, passo da una situazione di una viticoltura, soprattutto di enologia, molto legata ai palmenti etnei, quindi se volete anche rurale, ma poi rurale non era perché probabilmente hanno la loro tecnologia, a una nuova enologia che stava cominciando molto. Diciamo, è berniata sulle anche le nuove tecnologie e poi sulle biotecnologie. Proprio oggi ricordavo che noi siamo passati dai palmenti, le botti, a vinificare in questi contesti diciamo, di aziende che imbottigliavano, come l'Etna Vini, che faceva l'Etna DOC, e le vasche in cemento, che però non erano delle normali vasche in cemento come oggi, cioè rivestite di plastica con la essere possidica, ma erano con delle mattonelle ingresse o per i vini migliori. In vetro, in piastrelle di vetro. Poi dopo arriva l'acciaio. Quando arrivò l'acciaio fu un'innovazione perché era facile da pulire sostanzialmente, perché quando queste vasche in cemento bisogna andare a pulire le fughe tra una piastrella e l'altra. Indovinate spesso chi ci mandavano per pulire le fughe. Beh. Quindi quando è arrivata la nuova, diciamo, in questa situazione di questa azienda ho cominciato anche a lavorare un po' da enologo. Nel frattempo però ho sviluppato un po' la ricerca delle piccole produzioni contadine di vino. Quindi un lavoro che facevamo qui con tutta una persona è andare a prendere il vino che ogni produttore faceva nel suo palmento. Questo mi ha dato la possibilità non solo di conoscere i vigneti ancora più approfonditamente dell'Etna, ma anche i palmenti, perché ogni palmento esprimeva quasi quasi potremmo dire un suo vino. Questo perché era E voi molto, molto vinificate più. solo nei palmenti adesso? Tu, Noi le vinificazioni che adesso, fai? allora, qui devo aprire una parentesi. In verità, con l'entrata della Comunità Europea e con le nuove leggi, il palmento è stato in modo coatto chiuso, cioè è diventato illegale. Quindi
Quindi, difatti, non possiamo produrre i nostri vini con bevendo. Continuiamo a fare un vino, ma perché, anche perché questo per noi è un momento anche di continuare la tradizione, di portare avanti questa tecnica, perché altrimenti è destinata a scomparire. Come questo, ci sono stati tanti altri lavori che sono scomparsi perché non più perpetuati, perché non più svolti. Quindi un po' abbiamo fatto una forzatura tempo fa, un po' più clandestinamente, adesso diciamo che c'è un po' più che apertura, confusione secondo me, perché con l'arrivo anche di nuove cose come l'anfora, e che non si capisce, insomma, quella in terracotta, se poi da un punto di vista legale è possibile, non è possibile, e altre cose. Allora, diciamo, c'è un po' più di apertura. Ovviamente, però, stranamente o paradossalmente, noi non fare un vino DOC se usiamo il palmento. Ma questo è veramente strano, no? Perché quello che identifica in qualche modo, in modo assoluto, storico e tradizionale, la produzione dei vini dell'Etna, cioè i palmenti, non possono essere utilizzati. Ci sono dietro, ovviamente, tutta una serie di problematiche che, invece di cercare di superarle nei tempi passati, si sono semplicemente cambiati, cioè detto, non funziona, buttiamo tutto a mare. Ovviamente bisogna capire questo, che volevo fare aprire una parentesi, cioè l'altra volta, non so con chi parlavo, dicevo questo, quando io volessi bere un vino georgiano della Georgia, ora sappiamo la Georgia è famosa per l'anfora, allora non penso che uno, se vuole bere qualcosa di tradizionale, di vero, di originale, vuole andare a bere un vino prodotto in una normalissima cantina in Georgia, anche quello, vuole un vino fatto nell'anfora. Ecco, la stessa cosa dovrebbe succedere nel caso dei vini etnei, cioè non si può prescindere dal palmento. Ovviamente questo perché si fa, perché molti dei produttori forse spesso non sanno neanche cos'è il palmento, o se lo sanno non lo sanno usare, o non l'hanno mai usato, quindi questo ha stretto tantissimo la cerchia, per cui chi c'è oggi? Forse noi che continuiamo a fare un vino con questo modo, forse qualcun altro, ma sicuramente sono veramente pochi. Però è quello che è rappresentativo. Quindi venire sull'Etna, mi permetto di dire, farsi un giro, scrivere dei vini delle e non conoscere il palmento, è come andare, non so, in altri posti, il Maso, in Trentino, o la Cascina. Ecco, sono posti che identificano non solo una trasformazione vitivinicola, ma che dietro di sé hanno tutta una storia legata anche all'uso, ad esempio in questo caso, della pietra lavica, all'utilizzo di forze, diciamo, primordiali, potremmo dire, cioè la forza di gravità. Cioè, quindi c'è dietro tutta una storia. Tra l'altro il palmento etneo è anche un'evoluzione tecnologica molto importante di palmenti che poi si trovano in Sicilia. Ma c'è Marescalchi, no? Che è un autore di Conegliano, che parla molto in un suo libro proprio dei palmenti, perché erano allora, per i tempi, un'innovazione tecnologica, soprattutto quelle dell'Etna, fatti su tre livelli, eccetera. Ora è chiaro che non si può tornare a rifare come si faceva tra fine 1800 e inizio 1900, qualcosa come 100 milioni di litri di vino, pensate, 100 milioni nel palmento, no? È impossibile. Però ecco, si potrebbe, prima per fare un'identificazione ancora più originale e più pura del vino dell'Etna, ma poi anche per conservare queste palmenti e questa tecnologia di produzione attraverso i palmenti, perché non ci dimentichiamo che queste cose si perderanno per sempre. È un po' quello che è successo con le terrazze dell'Etna, no? Con i muretti a secco. Ecco, quello che io ho cercato di fare io con i vigneri è proprio non far perdere le maestranze, cioè gli autoctoni, i viticoltori autoctoni, anche di una certa età, con certe capacità, perché persi loro si perde quella capacità di costruire un muretto a secco o fare una vanificazione in palmento. E lì non lo trovi in un libro, non lo ritrovi, e comunque non sono cose che, sai, fai un corso di formazione di 2 mesi, 3 mesi e sai vanificare un palmento, o sai fare un muretto a secco. Lì ci vuole molta esperienza, direi oggi passione, sacrificio, e perché? Perché sono dei lavori che si trasferiscono da una generazione all'altra, come una volta, 50 anni fa, 60 anni fa, in Italia sicuramente ce n'erano tantissimi di questi. Quindi fa parte del terroir, fa parte tutto questo, perché alla fine la salvaguardia di quello che, insomma, è quello che hai dovuto fare praticamente, studiare qualcosa, no? E tramandarlo. Poi un'altra cosa bella è che alla fine il tuo concetto mi piace, perché tu dici che non fai vino naturale, ma fai vino umano, no? E che alla fine
il tuo lavoro anche con i vigneri è stato quello di coltivare uomini alla fine e non piante, e questa cosa qua è, insomma, che... Sì, se mi posso, dico uno e l'altro, perché ora sempre detto così, non fa vini naturali, ce la fa vini sofisticati, fa vini... No, il discorso è questo, tutto è nato perché purtroppo mi rendo conto che il marketing, soprattutto con i giovani, devo dire, hanno bisogno di slogan, hanno bisogno di cose immediate, quindi o sì o no, o naturale o non naturale. Allora non si può ridurre semplicemente in un discorso di una parola, perché poi tanto bisognerebbe capire cos'è naturale, cosa si può identificare per naturale, eccetera, no? E questo, per esempio, è un discorso che è uscito non da qualche anno, ma diversi anni fa, quando per la prima volta in un blog ho fatto questa affermazione, insomma, mi diedero del talebano, e insomma, molti furono risentiti. Ma la mia è una riflessione molto semplice, no? Che parte probabilmente da una conoscenza ovvia, naturale, potremmo dire, tra virgolette. Allora, il vino di per sé non è un'espressione della natura. Cioè, cosa significa quando una cosa è naturale? Ad esempio, io vado, qui ho uno dei noccioletti, in mezzo ai miei vigneti, ci sono le fragoline di bosco. Prendo e mi mangio le fragoline di bosco. Quelle sono naturali, perché io non ho dovuto fare quasi niente, no? C'è semplicemente andare lì e prendermele. Ecco, ma nel momento in cui invece coltiviamo un vigneto e l'uomo diventa importante in questa coltivazione, e tanto diventa importante che se lo vuole fare bene lo deve fare quanto più naturale possibile, cioè intervenire meno possibile, no? Oggi, soprattutto da un punto di vista, diciamo, di certi interventi, con certe... che non sono poi solo utilizzare dei prodotti di sintesi come dei pesticidi o degli erbicidi, ma anche utilizzare ad esempio delle macchine, no? Di un certo tipo, perché quello è un altro modo per sprecare energia, per mettere dell'energia che è esterna, che non ha niente a che vedere con quel territorio o con il modo di coltivare. Ecco, e questo è l'uomo però che lo fa, l'uomo che impianta il vigneto. Io potrei prendere le vite e lasciarle lì, ma non mi posso aspettare che avrò dell'uva, forse non avrò neanche l'uva, ma che avrò dell'uva che poi posso fare un vino. Allora, sempre di più è un'espressione umana produrre del vino, e come tutte le cose umane possono essere delle buone cose, delle belle cose, grandi cose, o delle cose che invece non sono anche sofisticate, no? L'uomo sa fare un po' tutto, no? Nella sua natura, in questo caso potremmo dire. Allora, se dobbiamo darci due slogan, un obiettivo, io dico, e vedevo che questa parola naturale era molto utilizzata, no? Anche a sproposito, ora possiamo anche dirlo, no? Tutti quanti dice, io faccio vini naturali, e quindi è come dire, si giustificava tutto se faccio vini naturali. Dico, noi facciamo, cerchiamo di fare dei vini umani con l'obiettivo nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Ecco, allora diventa anche difficile questo, no? Perché sai che devi lavorare con un vigneto, con un sistema, e devi lavorare con delle persone. Perché devi lavorare con le persone? Perché è lì spesso, voglio dire, la colpa è anche di chi comunica o chi scrive, che enfatizza troppo, mitizza, no, il produttore, come se il produttore da solo può fare 20.000, 30.000 o 40.000 bottiglie, fa tutto lui, e li promuove, se ne va in giro, poi no, ha bisogno di un team, ha bisogno di un gruppo, perché io posso avere nella mia mente come potare una vite, ma se poi ho 1.000 vite, bene, ma se ne comincio ad avere 20.000, 30, 40.000, capite che questo non lo posso fare nei tempi in cui serve farlo. E allora devo costruirmi, devo avere un gruppo che sia affiatato, un gruppo che sia, che condivide quello che faccio. Per cui questo l'altro aspetto, dicevo, bisogna coltivare i vigneti, oltre i vigneti bisogna coltivare le persone, no? In quanti siete voi i vigneri? Quante consociate hai? Il gruppo di lavoro, quello che poi lavora anche per altre aziende, siamo arrivati a di base 25 persone, tutti autoctoni, tutte persone, diciamo, da etnè, e poi a secondo del momento si può anche, diciamo, allargare, ma solitamente sono con le famiglie, quando ci sono certe operazioni che hanno bisogno di più o meno da ben poco tempo, ma sostanzialmente lo zoccolo duro è quello. Noi non ci fermiamo solo a fare i vigneti, ma sappiamo fare delle terrazze, sappiamo fare dei piccoli fabbricati, sappiamo costruire delle stradine interpoderali come si faceva una volta con la pietra lavica, cioè facciamo in modo che le persone possano fare tutto, perché
e ho ripreso tutto questo perché in modo da averli impiegati tutto l'anno, perché in viticoltura, diciamo, convenzionale, non c'è, ci sono dei periodi di intensità viticola, poi ci sono dei periodi in cui c'è poco da fare, allora spesso si prende della manodopera stagionale. Ecco, invece per un discorso di continuità, un altro aspetto che abbiamo fatto, anche se più costoso, è questo. Questo lo facciamo, l'abbiamo fatto perché nel nostro modo di lavorare nell'alberello Ateneo c'è poca possibilità di meccanizzare, anche se anche lì noi siamo cercati di intervenire, di portare qualche innovazione, perché l'innovazione è importante, serve, solo che deve essere molto soft, deve essere adeguata ai tempi. In fondo, ha detto qualcuno che la tradizione non è altro che una innovazione, un'innovazione ben riuscita nel tempo, no? Quindi è chiaro che ci vuole sempre un dialogo, no? È qualcosa che sia sempre di evoluzione, evolutivo, e non si, quindi non è il nostro un solo ritorno al passato. Noi stiamo prendendo tutto quello che c'era, fondamentale, c'è il passato, cerchiamo di fare un lavoro manuale in vigna quando più possibile, perché questo umanizza il nostro vigneto. Ovviamente, come dicevo prima, un conto, perché sennò la gente cosa vorremmo tutti, no? Magari andare in vigna su un trattore, l'aria condizionata, l'iPad, magari un piccolo schermo, ci guardiamo anche un film mentre che ci siamo. E invece, ecco, questo è una situazione territoriale, che poi è una situazione territoriale difficile, quella dell'Etna, l'orografia è molto accidentata. Il problema qual è? Che quando qualcuno, pur di coltivare sull'Etna e farlo in modo meccanico, comincia a distruggere le terrazze, comincia a creare i piatti unici, perché questo, diciamo così, gli consente di fare una viticoltura più meccanizzata, è chiaro che fa un intervento anche massivo sul territorio, no? Quindi anche diventa molto impattante, no? Se non addirittura di rapina del territorio, se è fatto in un certo modo. Ecco, quindi il consumatore, secondo me, dovrebbe anche capire, soprattutto quando, potete dire oggi, ma quindi girava, che c'è modo e modo di fare le cose, c'è modo e modo di fare un vino, modo e modo di coltivare un vigneto, e dovrebbe capire un po' di queste cose, no? Perché se viene da me e mi dice: ma voi fate vino naturale o no? Io cosa gli devo rispondere? Io gli rispondo: guarda, ti dico cos'è la viticoltura, sono 2000 anni che esiste, eccetera, eccetera. Anche quando mi succede che qualcuno mi dice: ma voi fate biodinamica? Beh, io dico anche lì, dico: ascolta, abbiamo molte cose insieme con la biodinamica. Posso chiederti una cosa? Quanti viticoltori salveresti che si definiscono naturale? Naturali, secondo il tuo concetto di produzione naturale? No, questo no. Io salverei tutto intanto, perché non metterei a male nessuno. No, non lo so, perché in questo è un discorso anche molto personale. Intanto, ecco, bisognerebbe capire cosa uno intende naturale, no? Quello è il primo video. Cos'è naturale? Naturale significa che, ad esempio, qualcuno dice io non uso solforosa, questo è naturale. Ok, ma io posso anche usare altre cose, no? Cioè, oggi mi pare che su questo si sta facendo anche dei passi avanti, ci sono delle certificazioni, e chiaramente si stanno studiando anche dei modi. Però quello che volevo dire io è questo: noi che facciamo una viticoltura che comunque, non dico che è 2000 anni, ma ce l'ha, ma diciamo 1000 anni, capite che è una viticoltura che 1000 anni fa, ma fino a 100 anni fa, non si faceva con sistemi, con prodotti, con energie esterne come si fa adesso. Quindi è chiaro che di per sé è, come dire, adeguata alla natura, no? Lavora in modo naturale. Questo è il primo concetto che è fondamentale. Anche il discorso che facevo prima un po' della biodinamica, che io ho letto, ho provato, conosco l'antroposofia, molti ne parlano, ecco, mi accorgo che magari non hanno mai letto nulla. Anche lì ci sono delle cose che ho visto comuni, molto, molto simili, soprattutto da un punto di guardare certe stelle, guardare la luna, questo si è sempre fatto. Però è chiaro che è una tecnica, se è una tecnica, molto più nuova della nostra, perché ha meno di 100 anni. Di Rudolf Steiner non è di 3 secoli fa. Ecco, allora, noi avendo tutto questo patrimonio, questa possibilità, queste maestranze, meglio continuare su questa strada che cercarne un'altra, magari solo per una questione di moda o per fare uno slogan, no? Allora è quello il nostro modo di dire: noi cerchiamo di fare i vini umani nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Questo è il principio. Poi è chiaro che da lì ci dobbiamo adeguare alle situazioni, alla modernità. Quindi bisogna vedere poi caso per caso, ecco. Senti, ma un amico mio mi chiede una cosa, no? Ma che cosa beve Salvo Foti? Il prosecco lo beve? Sono affari miei, non è che posso dire.
No, a me piace. No, oltre ai vini dell'Etna, insomma, che cosa ti piace bere? No, beh, no, questo allora lì c'è anche secondo me un discorso legato all'età. Quando ho iniziato mi piacevano più i vini rossi, cioè quando ho iniziato la mia vita, dico più no, quando ho iniziato. Poi ultimamente mi piacciono molto, mi danno molte emozioni e mi piace proprio berli. Quei vini bianchi invecchiati anche, no? Quindi parlo dei Riesling tedeschi, soprattutto di certe zone, ma anche degli Chenin, cioè questi vini che anche a certe volte con gradazioni basse, che non, come dire, tutti pensano magari che il vino che ha più possibilità di invecchiare nel tempo sia un rosso, invece non è così, è un bianco. Ed è più difficile fare dei bianchi, secondo me, che dei fare dei rossi. Tutto sommato, il vino rosso è più facile perché è un po'. Si autodifende, no? Ha della possibilità di tannino, di alcol, spesse volte che lo aiuta molto a difendersi da solo. Un vino bianco no, deve avere certe caratteristiche, e appunto non è detto che la gradazione alcolica sia uno dei suoi pilastri della conservazione naturale, potremmo dire un vino, perché nel tempo, no? Poi va via la solforosa, va quel poco che ci metti, se ce la metti, va via tutto, quindi veramente. È sorprendente quando puoi assaggiare un vino dopo 30 anni, 40 anni, anche con 11 gradi di alcol, e ancora sentire un'energia, no? E chiaramente questo gli verrà anche dal suolo, ma probabilmente gli verrà sicuramente anche dal viticoltore. Il viticoltore di 50 anni fa, di 30 anni fa, non è lo stesso di adesso, no? Questo ve lo dico sia per esperienza, ma perché 50 anni fa, 40 anni fa, ancora il mondo, in tutto sommato, almeno era agricolo, fatto di agricoltori, fatto di contadini veri. Adesso no, in questo punto di vista è tempo che è anche un po' confuso, no? Se noi vediamo solo da un punto di vista legale, legislativo, non esiste più il contadino che tutti abbiamo nel nostro immaginario poetico. Il contadino tipo, tra virgolette, che poi non è più contadino, ma per la legge è un imprenditore agricolo, no? Una manodopera agricola, è quello che vuole lavorare solo più solitamente 2 o 3 volte la settimana, magari in contesti più tranquilli, appunto come dicevo io, per il trattore, e magari fa parte, diciamo, di un sistema che produce una cosa e basta, no? E non la porta avanti. Magari non si fa neanche un orto e si coltiva le sue cose. Questo perché? Perché è chiaramente cambiato per tanti motivi, ora qui sarebbero anche lunghi da dire, sono cambiate anche, è cambiato il mondo, sono cambiati i sistemi, sono cambiate anche l'apporto, come dicevo prima, di tutta una serie di prodotti esterne che da un lato hanno favorito e incentivato molto la produzione, ma dall'altro lato hanno comunque creato problemi alla qualità e alla sostenibilità ambientale. Questo è sotto gli occhi di tutti, no? Quindi adesso il processo dovrebbe essere quello di cercare di recuperare tutto questo. E in tutto questo deve entrare sempre di più la professionalità di chi fa questo lavoro, che deve avere un'apertura mentale molto più ampia, no? Quindi il contadino di una volta, mio nonno, mio padre in parte, aveva questa mentalità, non era la persona che sapeva solo fare il viticoltore, ma faceva l'olivicoltore, si faceva l'orto, ancora noi facciamo queste cose, le galline, cioè tutta una serie di contesti che comunque gli permettevano anche di avere più capacità. Poi si sapeva riprendere un muretto a secco, eccetera. Ecco, quindi dobbiamo considerare gli aspetti in cui ci troviamo, no, nel momento. Io sento anche tanti giovani contadini, tanti giovani vogliono fare i contadini, vedo che alcuni dopo il secondo o terzo giorno, ma qua insomma, è duro, no? Fare i viticoltori in certe condizioni è anche. Però Guarda. oggi, volevo concludere, vi dico questo, oggi c'è la possibilità di scelta, cioè se ai miei tempi, quando sono nato io, praticamente quasi eri costretto a fare certe cose, oggi invece siamo in un momento in cui c'è e questa è una grandissima cosa che magari i giovani percepiscono poco, che c'è la possibilità di scegliere, perché quando tu puoi scegliere, la maggior parte dei casi, voglio dire, il lavoro che vuoi fare, o vuoi fare il contadino, potendo tornare al contadino se è vero, vuoi fare il viticoltore, o vuoi fare il, non so, l'allevatore. Ecco, non lo fai perché qualcuno ti costringe, la fai da te scelta. E soprattutto puoi venire fuori da un'informazione che è alla portata di tutti. Poi c'è magari molta informazione, va vagliata, va considerata, ma veramente economicamente averla questa informazione. Ai miei tempi non era così. Non, cioè, per studiare dovevi pagare, hai bisogno anche di avere la possibilità economica, no? Non era così scontato. In questo il mondo è anche cambiato. Guarda, ci sono in realtà tante domande che ci fanno. Vediamo. Non Allora, decidere però.
Non difficili, no, ma guarda, facciamo questa che Facile aspetta farla. che Quanti mi sto anni a perdere anche io qua un attimo. Aspetta, allora, Andrea Gorici chiede, il futuro dell'Etna come grande vino, più facile che lo diventi il bianco come sembra o il rosso? Questo. Beh, forse il bianco, ecco, queste sono delle domande molto difficili perché, perché sembrano semplici ma non lo sono, no? E come potremmo Quella fare sui con un lieviti bambino? non l'ho fatta, quindi perché, anche perché guarda, secondo me dobbiamo chiudere tra un po' perché sarebbe il cortino, ma stiamo già sforando alla grande, Beh, allora quindi. vedremo. Bisogna tornare sull'Etna tanti anni, tante volte finché insieme, no? Perché lo dobbiamo decidere insieme, no? Non può essere una persona che decide questo. Guarda, oppure Nick Marcel, Nicola Cereda ci chiede quale vino Salvo Foti avrebbe voluto fare sull'Etna? Quello che invidia, insomma, a qualcuno. No, non saprei, non me lo sono mai chiesto. Beh, no, non è tanto il vino, cioè il concetto anche della produzione. Di fare un vino per me è un concetto più di come dire di coordinamento, no? Di cercare di armonizzare quello che è la parte viticola, la parte della vinificazione e poi capire un po' gli affinamenti. Queste, cioè, è molto complesso, diciamo. Però ripeto, la cosa in cui ci vogliono più energie, ci vuole più considerazione, ci vuole più forza, sempre la parte. Quella della gestione delle risorse umane, cioè di far condividere quello che tu vuoi con gli altri, e gli altri devono essere contenti anche di questo, no? Perché se poi noi facciamo molto lavoro manuale, passiamo 1400 ore lavorative per ettaro in vigna, no? Quindi quando le persone che lavorano con te non, magari lo fanno per forza, stanno male, non sono contenti, sicuramente il vigneto non sarà contento, no? E non sarà contento neanche probabilmente poi il vino. E chi se lo beve capirà alla fine, perché noi abbiamo secondo me questa capacità di capire, no? Quando il vino ci emoziona, dico, è vero, io lo avverto che mi può emozionare un vino, no? Che ha vibrazione, che ha qualcosa di diverso. E poi magari conosci il produttore e dici, ma certo che è così, perché è come il suo vino, Allora, no? guarda, C'è molto Salvo, adesso rappresentatività. dobbiamo chiudere. L'ultima cosa che ci chiede la mia amica Simonetta Alfonsi, ci chiede cosa ci consigli di bere stasera dall'Etna? Dall'Etna c'è tanto, non so cosa avete, io posso dire che qualsiasi cosa berrete, bevete, fatelo sempre con un buon cibo e una buona compagnia, perché quella è sempre la cosa migliore. Bene, e allora intanto ti ringrazio. A voi. E Speriamo di vederci presto sull'Etna perché sono posti veramente scherzo bellissimi dove naturalmente. ho lasciato un pezzo di cuore, Scherzo quindi. naturalmente, magari ci facciamo una pigiata insieme con i piedi. Ah, che bello, guarda, bene. A presto. Ok? Ciao Ciao, Salvo, buonasera a ciao, tutti. ciao, ciao. Grazie a Buonasera. voi, ciao.